Buonasera, bentrovati. Siamo al capitolo secondo di Nicola Marselli, La guerra e la sua storia, e nello specifico, è la guerra un'arte o una scienza? Ci si accorgerà che i temi trattati riguardano non semplicemente l'arte militare, ma sono temi, diciamo, di interesse esteso. La guerra è materia da scienza, perché ha i suoi principi immutabili. Ma appunto perché lo scopo pratico si impone nello studio di lei, questo, invece di rimanersi nella regione della teoria astratta, corre immediatamente alle applicazioni relative ai mezzi. Scusate, alle pagine, ai mezzi con i quali si fa la guerra in un determinato tempo. Aprite un trattato recente, stiamo parlando della seconda parte dell'Ottocento, di tattica, per esempio, scorgerete subito quanta copia, quanta molteplicità di precetti temporanei, di dettami relativi alle armi d'oggigiorno, di forme caduche, ricopre il sottile sostrato degli immutabili principi. In modo molto alto viene detto che i principi immutabili, pensiamo al nocciolo di un frutto, sono ricoperti da una, scusate l'esempio, ma per capirci nell'immediatezza, sono ricoperti da una polpa che in qualche modo risente del tempo e quindi non è immutabile. Diciamo, le applicazioni devono essere per forza messe in relazione col tempo presente. Quindi qualcosa di immutabile è ricoperto da qualche cosa che invece non lo è immutabile, essendo in relazione col tempo. Ebbene, tutto ciò non vale a distruggere la dignità scientifica della tattica, ovvero i principi sono immutabili, ma le scelte erano in relazione alle esigenze di quel tempo. Quindi magari in seguito apparivano chiaramente sorpassate per alcuni aspetti, ma ciò non significava che fossero di scarso valore o che comunque non rispondessero alle esigenze del loro tempo. La scientificità, diciamo, sta nel dare una risposta valida e efficace nel rispondere alle esigenze di quel determinato tempo. Certo che, passando il tempo, quelle soluzioni appaiono, diciamo, non più adeguate, ma ciò non significa che non abbiano valore in quanto capaci di dare risposta alle esigenze di un ben determinato tempo. Capisco che siamo una domenica di agosto, sono discorsi, sembrano astratti, ma non lo sono affatto. E nonostante si parli appunto di arte bellica, qui si parla di qualcosa che investe tutte le sfere, insomma, della nostra esistenza. Se guardiamo al fatto dell'applicazione, tosto subito ci ricorre alla memoria l'esistenza di una meccanica divisa in razionale ed applicata, e sempre degna del nome di scienza. Quanto alla mutabilità, noi ci conforteremo pensando che se un ago mette in rivoluzione la tattica, un osso mette a soqquadro la paleontologia. Nonostante ciò, nessuno rifiuta il nome di scienza alla paleontologia e al più dicesi che ella è in via di formazione, ovvero la scienza si nutre del nuovo.
Quindi se in questo caso nella paleontologia non è proprio così, nuovo comunque è ciò che ancora non si conosce, ecco. Quindi un osso, si fa una scoperta scientifica di un osso di cui non si sospettava l'esistenza, quell'osso è nuovo, non nuovo perché chiaramente è antico di non so quanti milioni, non so di anni, ma è nuovo in quanto non se ne conosceva l'esistenza. Allora, una cosa di cui non si conosce l'esistenza ci costringe a vedere se tutto il sistema va riveduto, vanno rifatti i calcoli, ok? Non è che tutto ciò che si è studiato fino adesso perde di valore. Sì, qualcosa può perdere di valore. Ma non, diciamo, per dirla proprio all'immediata, non la curiosità che ha condotto quel risultato, anche se è un risultato solo parziale. Mi piace moltissimo che la paleontologia è una scienza in via di formazione. Perdonatemi, tutte le scienze sono in via di formazione. Quando c'è qualcosa che si è arrivati, oddio, la scienza di per sé appunto si nutre del nuovo. L'essere arrivati, scusate, sia in ambito scientifico ma anche nell'ambito personale, il sedersi non porta mai a buoni risultati, sono cose che poi si pagano. Difatti, basta che l'attività umana si volga alla ricerca di una teoria del reale e che fissi alcuni capisaldi per essere noi autorizzati a dire che siamo entrati nel regno della scienza. L'ho detto in maniera più elevata. Una cosa abbiamo il diritto di pretendere ed è che l'applicazione medesima rivesta un carattere scientifico. Ora, questo avviene a meraviglia per la tattica. L'arme si muta, è vero, ma data un'arma diremmo oggi, voi potreste a priori dedurre la forma tattica pura del combattimento e data un'arma, un terreno e la posizione dell'inimico, potreste dedurne la forma tattica applicata. Dimostrare i rapporti logici fra i mezzi, siano pure temporanei, di cui la tattica si avvale e gli scopi che si vogliono conseguire con i combattimenti è fare opera scientifica. Quindi, al di là dei principi immutabili, ci sono le applicazioni che invece risentono del tempo, ma è come vengono gestite queste applicazioni che permettono appunto di definirle scientifiche, non tanto criticare e dire che è poco scientifico perché il risultato a cui si giunse tanto tempo fa oggi è sorpassato, è bel discorso. Siamo sempre nel solito film, no? Non ci resta che piangere, i quali c'è il maestro elementare e il collaboratore scolastico che andavano in una macchina del tempo di tanto tempo prima, molto simpatico quel film, e pensavano che gli altri fossero in fondo, sì, ma come? C'è il grande scienziato, geniale, c'è Leonardo, ma in fondo è anche un po' tonto perché non capisce le cose a cui siamo arrivati noi. Una volta si diceva i nani sulle spalle dei giganti. Bene, per chi vuole, per chi è interessato, domani si prosegue a cielo piacendo con la lettura di Ardengo Sofici, Kobilek, giornale di battaglia, nell'agosto del 1917. Grazie.